Andiamo ora a sentire i governatori del Piemonte e del Veneto, Roberto Cota e Luca Zaia, che ci parlano rispettivamente di TAV e di crisi economica. A proposito di sicurezza, il Piemonte in questo periodo, la settimana scorsa, ha avuto problemi di disordine di ordine pubblico per la questione della TAV. C'è stata la ratifica, ci sarà la ratifica però dell'accordo. A che punto siamo in questo momento? Insomma, la TAV è stata discussa in ogni modo, sono anni e anni e anni di discussioni, è stato anche modificato il tracciato in maniera tale che ci sia un bassissimo impatto ambientale, e quando si decidono le cose poi si fanno, non è che si bloccano. Io penso che sia anche necessaria un'opera di spiegazione nei confronti delle popolazioni interessate, perché queste diciamo, azioni violente non hanno niente a che fare con la difesa degli interessi della Val di Susa. Per questo io dall'inizio mi sono speso anche per far arrivare nei comuni interessati delle opere che non sono diciamo, una remunerazione per la TAV, ma un segnale di attenzione ad una valle che comunque ha subito una deindustrializzazione pesante, una cementificazione negli anni passati pesante, e quindi c'è bisogno di dare risposte al territorio, e la TAV poi verrà realizzata e dovrà essere una grande occasione di sviluppo. Non solo la questione sicurezza, ma anche la questione del lavoro. Le regioni hanno fatto sentire la loro voce a Roma. Perché Roma obiettivamente ci mettono un po' in difficoltà, e la regione del Veneto ha 1.300.000.000 di euro bloccati dal patto di stabilità, il che significa che una realtà virtuosissima come il Veneto è costretta a non pagare le fatture dei suoi artigiani e quindi i lavoratori perché qualcun altro spreca. E noi siamo stanchi di leggere che un pasto in ospedale in Veneto costa 6,50 euro, in giro per l'Italia al sud qualche ospedale lo fa pagare fino a 60 euro. Ecco, ma in questi giorni, tra l'altro, sia la Confesercenti, la Confcommercio hanno lanciato l'allarme per l'eventuale aumento dell'IVA. Questo potrebbe aggravare ulteriormente poi la crisi anche in Veneto? Beh, pesa tanto, circa 130 euro a famiglia. È un dato facilmente, fra l'altro, verificabile, non servivano grandi studi. Se il 21% dà X, l'1% in più darà un 21esimo del 21%, perché si dà tanto splendore a un grande studio che a me sembra una banalità, sinceramente. E dall'altro dico che questi 130 euro, ben venga questo calcolo, sono soldi che vanno sulle teste dei cittadini. E secondo lei le regioni come potrebbero intervenire per cercare di attutire un po' l'impatto di questo aumento dell'IVA e quindi della conseguente diminuzione dei consumi e quindi poi di tutta l'economia che poi ne consente? Guardi, non lo dica a me, noi veneti lasciamo 18 miliardi di tasse all'anno a Roma per vederli sprecati, non vogliamo fare altri interventi perché non abbiamo risorse, è Roma che li deve fare, non applicarli alle realtà virtuose. Questa è una decisione che ha preso il governo Monti, vedo che questo governo la conferma, ne prendo atto.